Hello guys, ciao ragazzi, buonasera e ben ritrovati qui sul mio canale di YouTube. Bene, allora iniziamo questo nuovo percorso, questo accordi e armonia moderna, e andiamo a fare la lezione numero 1 questa sera. Nella presentazione ho detto che appunto saranno 27 lezioni, quindi 27 video, dove andremo a toccare tutti quanti gli argomenti per quanto riguarda appunto l'armonia. L'armonia, cioè l'accompagnare con gli accordi, cioè qualsiasi canzone. Quindi chi sta studiando pianoforte, che studia il Beyer, quindi va a fare quelle che sono, leggendo la partitura, tutto quello che è la nozione di musica classica, quindi anche di andare a imparare a muovere bene le mani sul pianoforte. Insomma, sta studiando il pianoforte, però tanti mi hanno chiesto appunto di perché non sanno fare gli accordi, non sanno accompagnare le canzoni, vorrebbero imparare a, che ne so, a cantarsi in casa o con gli amici determinate canzoni e non sanno come fare. Ecco lo scopo appunto di questo corso, però l'avevo già detto nella puntata di presentazione. Quindi questa sera andiamo a fare la lezione numero 1, come ho detto, e la lezione numero 1, cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare semplicemente, la prima cosa che andiamo a dire, la differenza fra melodia e armonia, perché dobbiamo capire cosa andiamo a fare. Tanti di voi già lo sanno, però tanti non lo sanno, quindi per chi non lo sa, ecco che lo spiego. Andremo a fare l'accordo base, come è composto un accordo base, come si compone un accordo in sostanza, e faremo il primo giro armonico semplice, il famoso classico giro di Do, così definito. E poi andremo a fare un po' di pratica, in sostanza, un po' di pratica sul primo giro armonico, quindi un piccolo compito che andiamo a fare insieme. Bene. Allora, detto questo, cominciamo e andiamo a vedere che cos'è l'armonia e la differenza fra melodia e armonia. Bene, allora, la differenza fra armonia e melodia è che la melodia è il canto, cioè quello che è il tema principale di una canzone, l'armonia è tutto l'accompagnamento che sta sotto, cioè quando voi sentite una canzone dove, non so, la prima canzone che mi capita, un cantante, Ramazzotti, che canta, ecco, le sue parole, la sua voce è la melodia. O anche quando ci sono all'interno dei passaggi musicali dove l'assolo di chitarra o l'assolo di un violino, quella è la melodia che viene fatta. L'armonia è il pianoforte, la chitarra, il basso, cioè tutto quello che sta sotto, l'accompagnamento, quella è l'armonia. Cioè in sostanza, cioè questo qua sono tutti gli accordi, ecco cos'è l'armonia. Quindi una volta che abbiamo fatto questa piccola introduzione, quindi abbiamo capito cos'è melodia e armonia, noi dobbiamo imparare in questo corso tutto ciò che è armonia. Bene, quindi passiamo subito alla seconda voce di questa lezione. Che cos'è un accordo e come è composto l'accordo? Allora, l'accordo è semplicemente un insieme di note che vanno a creare l'armonia. Abbiamo il Do maggiore, eccolo qua, quindi questo qui. Ecco, questo è un accordo di Do maggiore ed è composto da tre note, dal Do, parlando del Do maggiore, ecco che qui lo vediamo anche in questa lavagnetta che ho fatto una piccola rappresentazione, è composto dal Do, dal Mi e dal Sol. Quindi è composto sicuramente dalla nota base, poi dalla terza successiva, vedete, 1, 2, 3, terza, e la quinta, che è questa, 1, 2, 3, 4, 5, vedete? Ecco, questo qui è anche un piccolo calcolo matematico
che se imparate capite bene anche come deve essere fatto l'accordo. Accordo di Do maggiore, prima, terza e quinta, quindi Do, Mi, Sol. Ecco, questo è l'accordo di Do maggiore. Andiamo ad accompagnarlo con la sinistra. Io per dare corpo metto sempre giù le due note, i due Do, questo Do e questo Do, perché essendo il Do maggiore utilizziamo il Do come nota di riferimento, come nota bassa, e questo è l'accordo. Eccolo qui l'accordo di Do maggiore. Ok, quindi l'accordo è composto da queste tre note, ripeto, la nota dominante, la prima nota, la terza e la quinta, prima, terza, quinta, e mettiamo giù un'ottava con la sinistra e abbiamo ottenuto il Do maggiore. Poi dopo ci sarà il Do minore, quelli li vediamo nelle prossime lezioni. Adesso atteniamoci nel fare la prima cosa. Quindi abbiamo stabilito che cos'è un accordo base e da quante note è composto e come va fatto. A questo punto andiamo a fare il primo giro armonico, giro semplice, ho detto giro di Do. Allora, questo giro di Do è un giro dove sono state fatte svariate migliaia di canzoni con il giro di Do, che poi viene fatto in tonalità di Do o un'altra tonalità, quello entrerà a far parte di un'altra lezione anche questo. Però il giro in sostanza è un giro di Do basilare composto da quattro accordi: dal Do maggiore, dal La minore, dal Fa maggiore e dal Sol maggiore, che sono qua riportati in questa lavagnetta, vedete? Allora, il Do maggiore, come abbiamo detto prima, è composto da tre note: Do, Mi, Sol, quindi prima, terza e quinta. Il La minore è composto dal La, questa nota, dal Do e dal Mi, vedete che sono scritti qui nel pentagramma, anche questo prima, terza, 1, 2, 3 e quinta, 1, 2, 3, 4, 5 ed ecco il La minore. Voi per non sbagliare utilizzate queste tre dita, pollice, medio, medio e mignolo, quindi il La, prima, terza, quinta, questo è il La minore, il Fa maggiore, Fa, La, Do, vedete, prima, terza, quinta, e questo è l'accordo di Fa, eccolo qua scritto, vedete le note Fa, La, Do, e l'accordo di Sol maggiore, Sol, Si, Re, Sol, Si, Re, prima, terza e quinta, ok? E andiamo a mettere giù anche la sinistra, l'accordo di Do. Andiamo a fare l'accordo di La minore, mettiamo giù La minore qui, l'accordo di Fa maggiore, mettiamo giù il Fa e mettiamo giù il Sol, Sol. Ok, quindi abbiamo stabilito quali sono i quattro accordi che compongono questo il giro semplice di Do, quindi Do, La minore, Sol, Do, La minore, Fa, Sol, ok? Ho cercato di essere più semplice e più chiaro possibile, questo logicamente per chi affronta la prima volta questo passo, tanti che magari stanno vedendo questo video conoscono già a livello basilare gli accordi, per loro rimane tutto più facile. Ora quello che sto dicendo è proprio per chi la prima volta si accinge a fare gli accordi. Allora, abbiamo detto quindi Do, ce ne sono una valanga di canzoni. Viva la mamma, ma dove corri, dove va? Vedete quante canzoni sono state fatte con questo giro. Adesso ho tirato fuori le prime due che mi sono capitate di Edoardo Bennato. Vedete che con questi accordi qui sono tanti. Adesso la cosa importante è fare pratica un po' su questo primo giro armonico. Andiamo a fare un po' di pratica. Quindi la pratica dovete imparare. Allora, prima imparateli bene. 1, 2, 3, 4.
4, cominciate a farli in questa maniera qua. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, questo diciamo è il primo passo che dovete fare per imparare ad accompagnare in sostanza. Dobbiamo fare, come abbiamo fatto con gli altri studi, col Bayer, eccetera, eccetera, soprattutto un gradino alla volta. Piano piano, piano piano, vedrete che riuscirete a farli. Adesso la prima cosa da fare, andate a farlo con il metronomo. Allora, con il metronomo noi abbiamo, mettiamo, stabiliamo un tempo a 70. Insomma, dovete imparare da subito, anche in maniera semplice, molto elementare, a fare gli accordi rispettando un tempo. Ok, io ho messo un metronomo a 70. Se poi avete delle tastiere che hanno anche la batteria, per dire 3, 4. Ok, quindi imparato in questa maniera qua. Quindi la prima pratica che abbiamo fatto è questo qua. Logicamente poi dopo dovete provare e cominciare a fare altri disegni, altre divisioni. Abbiamo cominciato con questo, che consiste nel appoggiare tutte e tre le note contemporaneamente. Adesso dobbiamo farne un altro, dove qua, ecco, dovete mettere in gioco un attimino la vostra tecnica, se avete imparato già a suonare un po' la tastiera. Allora, quindi l'altra cosa da fare è andare a muoversi in un altro modo. Quindi utilizziamo sempre le tre dita, primo, terzo e quinto, e cominciamo stavolta a fare così. Utilizziamo prima il 3 e il 5 e poi il pollice da solo. Ecco, imparate questo movimento qua. Se per voi il metronomo 70 è troppo veloce, portatelo a 60 e fatelo a 60 questo movimento qua. Quindi, ok, quando si è riusciti a farlo bene con il metronomo, allora, per darvi sempre più orecchio nel movimento, fatelo pure sempre se avete una tastiera che ha all'interno una sezione ritmica, potete utilizzarlo così, altrimenti fatelo pure col metronomo. 3, 4. Fermate, ok? Quindi fate molta pratica finché vi viene bene. Quindi prima in questa maniera qua, 1, 2, 3, 4, poi 1, 2, 3, 4, 1, 2, fatelo in questa maniera. Il terzo modo, la terza pratica che andiamo a fare, è quello di arpeggiarlo in questo modo qui.
Attenzione, questo movimento qua che è semplicissimo, primo, terzo, quinto, terzo, primo, così. Guardate che questo esercizio base qua, per chi ha studiato il Beyer o sta studiando il Beyer, è proprio nei primi esercizi quando fate le mani separate, quando imparate a fare solamente la mano destra, c'è questo movimento qua. Andate a vedere per questa conferma, perché ecco perché anche un semplice movimento, ecco che in questo caso nel imparare a fare gli accordi vi può servire. Allora a questo punto, ripeto, fate questo movimento su tutti e quattro gli accordi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Anche a questo punto iniziatelo con il metronomo, ok? 1, 2, 3, 4. Poi mettete la batteria, andiate a farlo con la sezione ritmica. Poi ripeto che chi non ha la tastiera con una sezione ritmica utilizzi pure il metronomo, metronomo se ce l'ha la tastiera, altrimenti utilizzando un'app, qualsiasi app gratuita che trovate sul telefono, dentro. Addirittura se andate in Google, digitate metronomo online, non dovete neanche scaricare l'app, avete proprio il metronomo dentro in Google, lo fate partire, scegliete la velocità senza nessun problema. Quindi questa è la prima lezione con questi primi compiti che dovete fare. Vedete che seguite step by step quello che vi dico e vedrete che imparerete a fare tutti gli accordi. Quindi oggi è stata la prima lezione base dove abbiamo visto appunto la differenza fra melodia e armonia, abbiamo visto che cos'è un accordo e come si compone un accordo base con la prima, la terza e la quinta, con queste tre note. Abbiamo visto il primo giro armonico, fatto il giro di Do, che è fatto dal Do, dal La minore, dal Fa e dal Sol, e siamo andati a fare tre modi di pratica diversa di come imparare a fare questo giro rispettando il tempo. Mi raccomando, fatelo rispettando il tempo, seguendo il metronomo, perché se vi abituate da subito a seguire il metronomo e a fare le cose a tempo, allora a questo punto, quando avrete imparato un po' di accordi, vedrete che sarete già in grado di accompagnare le prime canzoni che cantate da voi in casa o insieme agli amici. Ok ragazzi, bene, dai, abbiamo fatto allora questa prima lezione di accordi e armonia moderna e vi do appuntamento alla prossima, che è la seconda lezione. Andremo a vedere, proveremo ad applicare in sostanza questo giro qui che abbiamo fatto su tempi diversi. Adesso l'abbiamo fatto su un semplice 4 quarti. Nelle prossime lezioni andremo a fare arpeggi diversi, magari muovere diversamente anche la mano sulle tre note, con dei tempi diversi, con i 3 quarti, con i 12 ottavi, perché tante canzoni sono fatte, sono tutte belle quadrate, ben precise, ma non tutte le canzoni sono fatte a 4 quarti. Quindi la prossima lezione sarà concentrata principalmente su lavorare ancora su questo accordo, su questo giro di accordo in Do, però vederlo con altri ritmi e con altri tempi. Va bene ragazzi, dai, detto questo, vi do appuntamento alla prossima occasione, vi saluto col mio solito consueto. Bye bye!